Bella a tutti ragazzi, sono di nuovo il vostro Different Player, DP per gli amici, e oggi sarò qui a parlarvi della prossima partita dell'Inter, che sarà contro il Sassuolo, il giorno della festa della mamma. E quindi il giorno della festa della mamma non si può fare una figura di merda come siamo abituati a farla di solito, perché una volta una persona saggia mi disse: avere una mamma è così bello che persino Dio non ha voluto rinunciarvi. Infatti Dio come mamma aveva la Madonna. Quindi domani sarà il nuovo esordio di Mister Vecchi. Ora la domanda è: farà queste tre partite tanto per farle, oppure sul serio andrà a giocare per onorare la maglia? La maglia, quella è la cosa più importante, onorare la maglia. Io sinceramente spero che facciano della bella figura, non per arrivare in Europa League, perché tanto oramai non ci arriveremo nemmeno con un miracolo, anche se la matematica non ci condanna. Però spero più che altro che Mister Vecchi faccia giocare Gabigol. Guardate che Gabigol, secondo il mio modesto parere, è di una cosa incredibile, cioè non so nemmeno come definirlo. Quello è veramente forte. Quello è forte. Cioè, non so se avete mai visto dei video su YouTube di quando giocava in Brasile. Quello è forte. E noi lo stiamo semplicemente bruciando. Cioè, secondo me, quello, se lo diamo a qualcun altro, andrà a fare le fortune della squadra che se lo prende, a due soldi, come al solito. Io mi ricordo ancora quando cedemmo Roberto Carlos a Real Madrid. Madonna, io non so come abbiamo fatto a fare una cazzata del genere. Ma senza andare troppo lontano, Coutinho, ma avete visto Filippo Coutinho che cosa sta facendo a Liverpool? Quello mi è diventato scarpa ad uno. E guardate che Gabigol farà lo stesso. Io sono sicuro che quello andrà in un'altra squadra e diventerà un fenomeno incredibile. E dopo ci mangeremo le mani fino ai gomiti, da qua a qua. Quindi ragazzi, speriamo che contro il Sassuolo Gabigol giochi, anzi spero che giochi tutte e tre le partite che restano, non 10 minuti da titolare, perché a questo punto Icardi lo puoi pure levare dei coglioni. Ops, non si può dire coglioni, scusi. Levare dalle scatole. E quindi finalmente forse riusciremo, dico forse, a vedere un bel gioco e rivedere da capo la nostra Inter vincere. Fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi e di lasciare un mi piace per supportare il mio lavoro. Sono appena nato come canale, ma voglio cercare di farmi conoscere da voi e farmi apprezzare soprattutto. Un bacio a tutti, buon weekend e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!